Ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento su Cassette Beasts. Nello scorso episodio abbiamo finito finalmente la storia principale ed è quindi giunto il momento di iniziare il post-game. Come prima cosa vorrei andare un attimino al municipio. Ecco qua, ci sono delle task nuove quasi sicuramente. C'è Frankie che ha una recluta da addestrare. Frankie è qui da pochi giorni, ma è già determinato a unirsi ai Ranger. Ha qualcosa che mi ricorda te, Link. Perciò ti chiedo un aiutino per farla iniziare. Avrà bisogno di un nastro, perciò equipaggiane uno che non ti rispiace dare via, per sempre, e incontrala a cancello fuori città. Siamo pronti allora, Frankie? Hey, Link, vuoi presentarti alla nostra nuova fantastica recluta, Frankie? Oh mio Dio, sei anche tu un altro cacciatore di mostri veterano di questa isola misteriosa? Veterano? No. Un mondo magico pieno di mostri e di audaci re che si trasformano per combatterli! E tutto quello che sei presognato! Tutto questo ti manda parecchi suddigiri, vero? Come puoi vedere, Frankie qui ha preso abbastanza bene la notizia del suo arrivo a Nuova Viral. Ti assicuro che voglio sfruttare questa occasione al meglio. E entrare a far parte dei Ranger è senz'altro la strada che questa avventura è in serbo per me. Yeah. Ho dato a Frankie un mangiacassette di riserva. Tutto quello che devi fare ora è darle una cassetta di mostri e insegnarle le basi. Detto questo, fine delle trasmissioni. Ci si vede in giro, Link. Hey. Una forma di mostro tutta mia. Il primo passo del mio fantastico viaggio. Hai un nastro per me? E ora eccolo qua, Balzucca. È una scelta definitiva, certo. Diventerà una zucca salterina, eh? È la forma perfetta! Proteggerò questa preziosa cassetta con la mia stessa vita! Per favore, capitano, insegnami le basi. Esigo di vedere queste basi. Combattiamo qualche mostro, ok? Quindi praticamente le hanno assegnato una frase unica per ogni mostro che esiste. Bellissimo! Ah, direi di fare in fiamma. Ma livello 2, ma scusami. Frankie ha 34. Frankie, devi attaccare! No, magna! Oh, morso, brava! Vedi che qua si vince, no? Oh! Wow! Trasformarsi in un mostro strano in realtà è molto più stancante di quanto pensassi. Penso di aver bisogno di un po' di riposo e di mangiare un sacco. Potenzialmente in quest'ordine. Ciao capitano, grazie per avermi allenato. Una giovane eroina coraggiosa ha sempre bisogno di un saggio mentore e sono felice che tu sia tu. Che tu sia tu? Una volta che poi avrete aiutato Frankie e completato le richieste sulla bacheca dei Ranger, vi si apriranno delle altre richieste. Ora, quello che devo fare è arrivare al livello 3 per sbloccare un'altra parte della missione, un'altra parte della storia che è molto importante nel post-game. Però, dopo fatta quella di Frankie e aver completato le altre, torna il ladro dei rifornimenti. E quindi il ladro è tornato. Questa volta è stato individuato all'abbazia di Glensbury. Affrontalo e scopri cosa è successo alle nostre scorte. Quindi noi che facciamo? Andiamo ad affrontare ancora una volta questo farabutto e vediamo che cosa succede. Eccolo qua. Di nuovo tu. Voi maledetti Ranger ficcate sempre il naso dove non dovreste. Forza, combattimi. Uno contro uno. Ma vuole fare sempre uno contro uno. Vediamo se stavolta il suo mostro è rimasterizzato. Ha un Mamba anonimo. Beh, sì. Era un Carnevaspidi, ora è un Mamba anonimo. Quindi immagino che avremo un'altra lotta contro di lui con il suo mostro rimasterizzato allo stadio finale. Penso che abbia un Aeroboros, non ne sono sicuro, ma potrebbe benissimo avere quel tipo di mostro, dato che è molto forte. Io preferisco Martedusa come rimasterizzazione. Io volevo bloccarlo per poi fare pugnalata nel buio, ma si sta facendo male da solo, si è distrutto con le sue stesse mani. È stato inutile stallare la lotta per arrivare al numero di punti abilità necessari. Beh, e allora dimmelo prima che c'è. Non ho fatto caso che ce n'avesse un altro. Che strano. Però va bene, ci sta. Quindi magari dopo l'ultima. Amico. No, però. Che è successo? Cos'era quell'attacco? Ariete che tanto ha schivata nulla. E tanti cari saluti? Non mi prenderei mai e non mi arrenderò mai. Smetterò solo quando tutti saranno liberi dalla tirannia dei Ranger di Harbor Town. Tornerò. Oh, brava Frankie, che ti dai da fare? Allora, Jormundoro sulle colle ad uno, va bene. Ok, addestramento reclute Frankie. Perfetto, andiamo a sfidarla subito.
Aurelia ha chiesto di vedere una fusione tra un grosso granchio a cono stradale, quindi devo fondere con ostacio e muschettiere. C'è una muschettiere? Non lo so. Ma non è che sta qua dentro? Ma sul serio qua dentro stava? Questa è matta. Vabbè, comunque. Oh, ehi, capitano, sei qui per aiutarmi nel mio personale cammino dell'eroe? Che cosa hai in mente? Deve arrivare il momento in cui ogni giovane coraggioso avventuriera segue il suo cammino personale. Ed è quello che sto facendo. La giovane coraggiosa avventuriera sarei io se non mi stavi seguendo. Capisco. Ad ogni modo ho trovato una di quelle fusioni fuori controllo poco più avanti. Ora vado a mostrarle chi comanda. Hai bisogno di una mano? Non preoccuparti, ho un talento naturale, per questo ho letto più di 200 fanfiction su persone che si trasformano in mostri. Per favore non chiedermi di approfondire. Andiamo! Quindi deve combattere, non andiamo. Dove vai? Ah, lei combatte con me! E non possiamo fare la fusione perché non siamo affiatati come gli altri. Che lo diventiamo ora, non credo comunque. Però devo dire che il livello 52 in 10 minuti non è male per niente. Ho fatto oggetto appiccicoso, così l'ho bloccato per 3 turni. Non è che l'ho bloccato, però non può schivare. Quindi anche un attacco che ha 1 di precisione andrà a segno al 100%. Pugnalata nel buio. E credo che non serva, però se la prende il mostro che ha schivata nulla. No, se la prende Macabra. Perché purtroppo colpisce il primo quando aveva la fusione. E infatti ha mancato. Uish! Bene, bene, bene. Lei è troppo forte. Ce l'abbiamo fatta! La mia carriera sta procedendo abbastanza bene, credo. Carriera? Beh, la mia carriera di eroina affascinante e misteriosa che salva la brava gente di queste terre fantastiche, ovviamente. Non ha dubbi, presto arriverà un grande male. E sarò io a salvare quest'isola. Sei un po' in ritardo. Davvero? Va bene, sono sicura che da qualche parte ci sarà un pochino di male da sconfiggere. Magari te ne è sfuggito un pezzettino. Sì, è rimasto sulla punta dei piedi, è rimasto un po' di male sopito che si rigenera molto velocemente. E dopo aver completato un altro giro di richieste sulla bacheca, possiamo andare a fare un'altra missione, che è furto di rifornimenti. Si ripresenta ancora una volta il ladro ed è stato individuato alla stazione di Cherry Cross. Affrontalo e scopri cosa è successo alle nostre scorte. Sarà l'ultima volta che lo affronteremo? Ma fatto sta che comunque sia, sono al livello 3 della bacheca. Dopo questa missione ci sarà il livello 3, quindi inizierà ad essere davvero importante per andare avanti nella storia. Oh, ma guarda, i ranger hanno mandato di nuovo il loro fedele scagnozzo a darmi la caccia. Mi chiamo Link. Allora sei lo spietato assassino di Idee che ha provocato questo pasticcio. Sei tu che hai abbandonato fratello Cooper alla morte. Assassino di Idee? Sei con i fili del cordoglio? Basta parlare. Vieni qui e combatti con me, codardo. Ora uno contro uno, molto probabilmente. Ed infatti è così. Livello 58. Ah, è forte il tatino, eh. E ti becchi danni a contatto, Tato. Ma iniziamo alla grande. Subito, pugnalata nel buio. Ma guarda, proprio è la cosa più bella che ci possa essere. Grandissimo. Ci sarebbe un modo per cisare tutto il gioco, ma richiede un pochino di grinding. Però se arrivi a quel punto del gioco e grandi un pochettino, hai la strada spianata per tutte le sfide che ti si parano davanti. Però non lo farò. Tra pugnalata nel buio la possiamo fare. Però lui mi sa che fa un bel po' di male, eh? A giudicare dei danni che mi fa. Ok, questo qua 2 hit KO. Ok. E vai. E poi non consuma niente pugnalata nel buio. E questa è la parte migliore. Quando il nostro capo è stato crudelmente assassinato, voi ranger avete subito iniziato a cercare di offrirci aiuto. Certo, come no. Cosa importa che sia stato uno di loro a causare tutto questo disastro? Non hai capito proprio niente. È Dorian il responsabile di quello che chiami disastro. I nastri vuoti e gli adesivi che sto rubando saranno per la nostra resistenza. Niente, ancora non si arrende. Oh, eccoci qua. Ora siamo davvero nel vivo della storia del post-game. L'ultima partita che mi ha dato si è rivelata estremamente utile. Il capitano Lodestein mi ha detto che il suo radar di fusione a penetrazione sta già rilevando un segnale nelle profondità della cava dei dinosauri nelle Terre Morte. Ho incaricato il capitano Wallace di occuparsi degli scavi, quando non è impegnato nell'addestramento e nelle fusioni fuori controllo.
A proposito di fusioni, c'è stato un nuovo sviluppo. Sta spuntando dappertutto una nuova fusione instabile. L'abbiamo chiamata Anatema. Il tasso di diffusione è quantomeno preoccupante. Ti manderò qualche dettaglio sulla bacheca, ti dispiacerebbe dare un'occhiata. E ovviamente ricordati di scambiare il materiale fuso con la Ranger Wilma. È apparsa una fusione instabile. Abbiamo anche l'addestramento con Frankie e il furto di rifornimenti. Come prima cosa andiamo dal ladro. A questo punto, arrivare a un livello più alto di bacheca è una cosa che potete fare giusto per conto vostro se ne avete voglia. Quindi fatelo solo se volete proprio andare avanti e completare la bacheca. Se non sbaglio, il livello è 6, il massimo. Io ho fatto tutto quello che potevo fare nel gioco con il livello 3. La parte in alto di mappa che ancora non ho esplorato, lo ripeto ancora una volta, la esplorerò dopo il DLC, che arriverà comunque sia dopo questo episodio. Quindi vediamo un po' chi è sta fusione qua. Eh sì, perché abbiamo a terra il nostro amico qua. Amico, per modo di dire. Qual è sta fusione fuori controllo? Su, fatti avanti. Oddio, ha perso contro un duplice Phalanx. Ovviamente la tattica è sempre quella, schivata bloccata, pugnalata nel buio e ariete. Tutto a posto? Quella cosa mi ha tirato in imboscata. Perché l'hai fatto, Link? Avresti potuto lasciarmi a marcire come fratello Cooper e ti saresti liberato del tuo problema con i ladri una volta per tutte. Non ho lasciato Dorian a morire, come te lo devo dire? Oddio, Kaylee 2.0. Vin! Ci sei tu dietro a tutto questo? Quando Yanti mi ha detto che qualcuno rubava le scorte dei Ranger messe da parte per la comune, non credevo proprio che fossi tu. Messe da parte per la comune? La nostra comune? Sì, razza d'idiota! Ma i Ranger hanno preso il controllo, giusto? Ti hanno costretto a qualcosa del genere? Per niente. La morte di Dorian è stata un risveglio per me. Quando era con noi, quando era a comando, era come se fossi sotto un incantesimo. Non riuscivo a comprendere ciò che accadeva intorno a me. Solo guardando indietro riconosco le cose per come erano veramente. Jacqueline. Ho cercato aiuto per la comune e Yanti è stata così gentile da fornirlo. Sai, ormai staremmo morendo di fame se non fosse stato per il suo aiuto. Dorian ci ha fatto dissodare il nostro orto per arrivare a quell'arcangelo. Dai, ora ti portiamo a casa, così puoi Sorry. riposarti. Link, mi dispiace tanto. Conosco Vin da quando è arrivato a Nova Wirral. Le sue intenzioni sono buone, è solo orribilmente disinformato. Convocheranno riunione plenaria della comune e metterò tutto a posto. Non si ripeterà. Thanks. Per favore, fai sapere a Yante quanto sono grati di avere il suo sostegno. E questa è fatta. Ora curva a gomito per andare ad affrontare la nostra Frankie e poi Anatema, che ci sfonderà quasi sicuramente. Ehi Link, una domanda per te, dimmi pure. Cosa significa prendersi la responsabilità della propria vita? Non è facile rispondere. Insomma, dovrei usare il mio tempo a Nova Wirral per realizzare i miei obiettivi o qualcosa del genere. Salvare il mondo, trovare la mia vera vocazione, innamorarmi. Sai, i classici dell'avventura. Non posso sprecare nemmeno un secondo. Non metterti troppo sotto pressione. Probabilmente hai ragione. Bene, seconda domanda. Puoi aiutarmi a combattere una fusione fuori controllo che ho trovato nelle vicinanze? Sono sicura che sarà un'esperienza edificante. Va bene, Frankie, va benissimo. In fondo sei la mia protetta, quindi devo darti il massimo sostegno. Oh! Bello, bello! Quindi di giorno l'ha fatta evolvere. Va benissimo. Allora, io andrei con Afila e poi dopo. Ah, meta scudi errante, quindi è due scudi erranti fusi insieme. Va bene. Che poi io, livello 67. Non pensate che sia un livello alto, anzi, tutt'altro. Grazie per l'aiuto, Link. Ho deciso che è stata davvero un'esperienza edificante. Sono contento per te. Ora andiamo a riposarci e poi ad affrontare Anatema. Fusione instabile, non è né fuori controllo né sciame. Né segnale ignoto, ma proprio fusione instabile. Proprio la cosa più grave. Eccolo qua, Cespotema. Ok, quindi Anatema è bestia. Questo Anatema. Io la prima volta lo trovai bootleg, a casissimo. E lo catturai pure, ma è stato difficilissimo da catturare. Il problema è che ha fissione, se non sbaglio, che è un attacco. Eccolo qua. Devastante, lo duplica. Certo, si divide anche la vita. Però due anatema sono tremendi da affrontare insieme se hanno il giusto quantitativo di
di punti. Aspetta, però non l'ho fatto a questo. Certo appiccicoso, facciamo questo qua. Dicevo, il giusto quantitativo di punti abilità. Ed eccolo qua. Lo targhetto con tutti e due. Così, insomma, abbiamo un attimino un po' più di chance di sconfiggerne uno almeno. Che poi a volte compare anche da solo, anatema. Ma è molto raro. Pugnalata nel buio, tanto per gradire. Ariete nel caso non vada KO. Ma dubito. Anche a un livello molto... Ok, ci sta. Ci sta tranquillamente. È un livello comunque molto alto e fa danni, che è un piacere. Mamma mia, mortaio a ghiande. Oi. Oi. Stai buono. Mi fai paura, anatema, eh. Ecco qua, si autodistrugge anche, fa danni anche a suo amichetto, in teoria. Mancato. Ma ti pareva. Allora, facciamo pugnalata tossica e... Cannone a ossa, dovrei stare tranquillo comunque. Eh sì, si avvelena anche. A posto, è fatta. Prossimo turno che attacca va KO per i danni che prende, in teoria, da veleno e bruciatura. No, forse con cannone a ossa. Wow, wow. Però anatema vendicatore, insomma. Oh, vai, vai, tutto. Ho visto più status di questi sul mio mostro una volta. Anche di più. Vai, vai. Vai, una gin and tonic, tanto. Bordata di bottiglie e colpo. Ci siamo, tanto. Stavolta davvero, ne sono convinto. Ah, però. No! Ancora no! Ma che succede? Oh, allora. Oh, vai. Ah, è andato, finalmente. Qualche altro status glielo vogliamo mettere? Risonanza, magari. Tutti i cespocchiuto se ne è presi. Anatema, quelli migliori. Non nutrirli dopo mezzanotte. Perché sono come i gremlins. Allora, ragazzi, vado in fusione perché sennò qua non se ne esce più. Gin rogna. Allora, una rogna. No, confonditi, va. Oh, fatti male da solo, per favore. Ed è vinta. Ora andiamo a fare rapporto agli ante. Mimetismo astrale. Ah, bella, non male. Eccolo qua. Dunque, ora la bacheca è vuota. Ma ci sarebbe la sfida contro gli arcangeli. La risfida a livello 100. Tutti. Come prima prova. Poi se alzi il livello arrivano anche a 200 loro, che è il livello massimo. Allora, per il momento la termino qui. Nel prossimo episodio farò il DLC, lo inizierò e lo completerò in giro di 3 episodi, massimo 4. E poi almeno un altri 2 episodi per completare tutto il post-game, penso che ci vorranno. Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito. Come sempre in descrizione trovate tutti quanti i link utili. E ci vediamo alla prossima, ciao!